Carissimi, si sta concludendo il nostro pellegrinaggio alla Vergine di Lourdes, l'Immacolata, la Madre di Dio e la Madre di tutti noi. Sappiamo che questo nostro pellegrinaggio diocesano vuole essere una memoria viva di un altro pellegrinaggio, quello guidato dall'allora arcivescovo Montini qui a Lourdes per ringraziare Dio attraverso la voce e il cuore di Maria della grande missione della città di Milano nel novembre 1957. Quella missione voleva essere un momento di grazia per riscoprire la verità più luminosa e il fatto più importante e decisivo per la vita di tutti noi, la verità è il fatto che Dio è Padre. Sì, Dio ci è Padre. Oh, mille voci hanno proclamato allora questa verità e mille cuori hanno invocato con grande fiducia il nome di Dio come Padre. E noi questa mattina vogliamo ritrovarci come allora qui a Lourdes per dire nel segno della più grande gioia che Dio ci è Padre. Ma questa verità ci è stata riproposta quest'oggi dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato, a cominciare dalla parola del profeta Isaia, che parla al popolo del Signore e vede che questo popolo è fatto di tanti bimbi, di tanti bimbi portati in braccio, di tanti bimbi che vengono accarezzati dall'amore sconfinato del Signore. Sì, Dio è Padre, ma il profeta dice qualcosa di più commovente. Dio ci è Padre, ma ecco la meraviglia delle meraviglie, è Madre, Madre dolcissima e forte, come una madre consola un figlio, così io vi consolerò, sarete consolati e gioirà il vostro cuore. Questa verità di Dio che è Padre, di Dio che è Padre che nel suo amore non ci priva mai della sua consolazione, questa verità la ritroviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinti, in un inno di benedizione che oggi vogliamo fare nostro. Sì, riprendiamo le parole appassionate e grate dell'Apostolo e con lui diciamo: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione. Sì, Dio è Padre, Dio ci consola. Abbiamo bisogno anche noi, come i milanesi di allora, di riscoprire e di vivere con più intensità questa paternità di Dio. Riscoprendo questa paternità di Dio, dobbiamo avvicinarci a Maria, perché nessuna creatura a questo mondo ha vissuto con una intensità davvero eccezionale questa paternità del Signore. Lei che ha pronunciato in libertà e in amore il sì al disegno di Dio, lei che filialmente e fiduciosamente si è abbandonata tutta e sempre alla santa volontà di Dio. Ma il senso della missione di Milano era sì di far riscoprire la verità, il fatto di Dio che ci è Padre, ma di trovare in particolare tutto questo in una fede che chiede di diventare una fede sempre viva, sempre più fresca, sempre più matura, sempre più adeguata ai tempi. Per questo la missione di Milano può esprimersi sinteticamente con questo appello così vibrante, così forte, che Montini diceva ai milanesi: la Milano cristiana salvi la Milano pagana.
Sì, abbiamo bisogno tutti di una fede più viva, più forte, più consapevole, più matura, più gioiosa, più missionaria, perché oggi il mondo ha bisogno di credere e può credere quando vede questa fede non semplicemente proclamata dalle nostre labbra, ma la vede incarnata, resa veramente brillante e splendida nei gesti della nostra vita quotidiana. Ora, di questa fede di cui il Signore deve riempire il nostro cuore, perché a nostra volta la possiamo in qualche modo rivelare e donare ai nostri fratelli e sorelle, questa fede ci è illustrata in una maniera semplice e stupenda nel brano del Santo Vangelo che ci presenta la Madonna che fa visita alla cugina Elisabetta. È tutto un brano che diventa una lode entusiasta da parte di Elisabetta per la grande fede di Maria. Ma com'è la fede di Maria? E quindi come deve essere oggi la nostra fede? Brevissimamente possiamo dire che la fede di Maria, e dunque la nostra, deve essere una fede operosa. La fede senza le opere è morta, e le opere tipiche della fede sono le opere della carità, dell'attenzione agli altri, della premura verso le persone che hanno bisogno, di quelle che chiedono una consolazione per il corpo e soprattutto per lo spirito, una fede operosa nella carità. E poi ancora una fede missionaria, una fede che dà agli altri sì la nostra attenzione, la nostra solidarietà, la nostra premura, la nostra consolazione, ma che dà qualche cosa di più grande, di più bello, di più necessario, dà agli altri il Signore stesso, l'unico salvatore del mondo, l'unica sorgente dell'autentica speranza. E la Madonna, nella casa di Elisabetta, non ha portato soltanto la sua carità, ma ha portato Cristo stesso e l'ha donato in particolare a Giovanni il Battista, ancora chiuso nel grembo della madre. Ecco, il suo sussultare nella gioia è il segno che è stato raggiunto da Cristo, è stato raggiunto dalla sua grazia, prima ancora della sua nascita. Sì, carissimi, diamo agli altri le opere della nostra carità, ma diamo agli altri il tesoro più prezioso che a noi è stato dato, Cristo Signore e il suo Vangelo. La nostra fede sia dunque sì operosa, ma sia soprattutto una fede missionaria. E infine una fede che si fa preghiera. La Madonna ha concluso l'incontro con Elisabetta con quell'inno di gratitudine al Signore che tutti conosciamo a memoria, l'inno del Magnificat. Sì, un inno di gratitudine e nello stesso tempo un inno di abbandono a Dio. Sì, perché è Lui che guida la storia, nei momenti felici e fortunati, ma anche nei momenti più faticosi e più difficili. La storia non è mai allo sbando, perché la storia è sempre seguita, è sempre accompagnata, è sempre guidata, è sempre ispirata, è sempre vivificata, è sempre condotta al suo termine voluto dall'amore eterno di Dio, proprio per questa presenza continua di Dio in mezzo a noi. Anche noi concluderemo il nostro pellegrinaggio con il Magnificat, e anche per noi questo cantico della Vergine sia il momento più alto del nostro rendimento di grazie per tutto quello che il Signore tramite Maria ci ha concesso in questi giorni. Ma soprattutto questo Magnificat sia per noi un atto di coraggio, un dare a Dio la nostra vita così com'è, con i suoi problemi, le sue fatiche, le sue delusioni, le sue inquietudini, le sue solitudini, le sue tristezze, le sue pene, le sue angosce, le sue paure, le sue disperazioni. Sì, la vita com'è, la diamo in mano a Dio, la mettiamo nel suo cuore, un cuore di padre, un cuore di madre, un cuore dal quale noi possiamo
e dobbiamo attendere quella consolazione che diventa la vita della nostra vita. E vorrei concludere con un pensiero rivolto alle famiglie, a tutte le nostre famiglie, così come sono, con i tanti doni di grazia, le tante cose belle che sanno compiere, spesso nel nascondimento e nel silenzio, e anche con le loro fragilità, i loro problemi, le loro fatiche. Sì, le famiglie così come sono, noi le affidiamo a Maria, proprio in questa terza tappa del nostro percorso pastorale, nel quale vogliamo chiedere alle famiglie di fare l'esperienza della paternità di Dio. Sì, l'amore di Dio è in mezzo a noi, ma proprio perché le nostre famiglie potranno ottenere questa grande grazia, la grazia di sentirsi in fondo che non sono mai sole, mai abbandonate, perché dentro i loro cuori c'è questo amore paterno e materno di Dio, a loro volta questa ricchezza la sappiano offrire anche alle altre famiglie più bisognose. In questo modo, come recita il nostro percorso pastorale, le famiglie diventeranno anima del mondo, diventeranno cioè sorgenti quotidiane, umili, convinte e generose di quella speranza che vogliamo chiedere a Maria, lei, la madre della speranza.